Sono pronto. Ciao a tutti e benvenuti al 32esimo episodio di Giochi Brutti. Avete passato delle buone vacanze? Sono state sufficienti? Le mie nelle ultime 2 settimane si sono rovinate a causa sua. Come vedete, il gioco di oggi è Hannah Montana The Movie. Suppongo che quasi tutti voi conosciate la sorridente cantante che da anni invade Disney Channel e da qualche settimana anche internet a causa dei suoi ultimi trascorsi. La coincidenza ha voluto che acquistassi questo gioco proprio il giorno prima che avvenisse il fattaccio. Coincidenze? Ma va bene, non parliamo dei trascorsi di Miley Cyrus e andiamo a vedere Hannah Montana The Movie. Come si può facilmente intendere dal titolo, Hannah Montana The Movie è il gioco ufficiale dell'omonimo lungometraggio della celeberrima Miley Cyrus, meglio nota come Hannah Montana, per cui ricordo la protagonista, nel 2009, anno del film, è stata candidata ai Razzie Awards come peggior attrice femminile dell'anno, ma son dettagli. Come prima cosa, ovviamente, potremmo solo fare il tutorial, ma solo dopo aver scelto il nostro avatar. Mi sa che opterò per Miley versione Stephanie di Lazy Town. Bene, cominciamo dunque il tutorial dei concerti, probabilmente gli unici momenti in questo gioco dove si avrà un minimo di azione. Sul palco di Los Angeles. Sì, è sempre a Los Angeles che sono successi fatti recenti, ma facciamo finta che non sia mai successo nulla. Eccola, è Hannah! Quanto è bella! Ma il labiale? Volete farmi credere che un gioco basato su una cantante non abbia il labiale? Anche solo per la fastidiosissima protagonista. Non erano in grado di farlo. Non ci hanno pensato. Caffè? Mi spiace, non posso. Come mai? Ho la cacarella. Cominciamo a vedere cosa comprende il tutorial. Essenzialmente ci verranno mostrati i tasti da premere in base all'immaginetta che ci spunterà sullo schermo durante il concerto. Ma... me le ricorderò? Ma quante cacchio sono? Cioè, rendiamoci conto che è un gioco pensato per delle ragazzine con un'età inferiore a quella per poter andare in giro in motorino. Già io ci ho messo un casino per ricordarmele tutte ed eseguire il brano senza problemi. Ma poi... ci sono altre mosse da ricordare a memoria oltre a quelle già viste. Ma non potevano inventarsi qualcosa per mostrare in contemporanea i tasti da premere ogni volta che compare un'immaginetta? Ah no, dimenticavo che è un gioco dove non sono stati neanche in grado di inserire il labiale alla protagonista. Nella fase successiva ci verranno mostrati tutorial per eseguire i pattern richiesti per ogni singolo strumento della band presente sul palco. Ma passo direttamente alla fase dell'esibizione per spiegarvelo. Spiegarvi perché questo gioco è un riciclaggio selvaggio e malfatto di ogni sorta di music game creato fino ad oggi. Cominciamo con la chitarra, che per una bambina che non ha mai giocato un gioco musicale, sempre considerato che sappia che esista un tale genere, può essere traumatico, dato che una sequenza di palline ci investirà, e noi, per prenderle, dovremo scorrere con le freccette da una corda all'altra e suonarle premendo invio. Insomma, la disposizione di tasti più scomoda e malpensata di sempre. Ma queste 3 corsie per un gioco di chitarra non vi ricorda tanto qualcosa? Esatto, è una versione modificata del Guitar Freaks della Konami. Ma passiamo al prossimo strumento, le tastiere. Chissà invece per queste cosa si saranno inventati, per usare un eufemismo. Ecco, una barretta, che tra l'altro va in ritardo di quasi mezzo secondo con le freccette da noi premute, con la quale dovremo raccogliere le palline che man mano scenderanno verso di noi. Non vi ricorda niente? La modalità con la frutta di Osu. Dai su, sicuramente saranno 2 coincidenze. Abbiamo ancora 2 strumenti da scoprire, quindi passiamo al successivo, la voce di Hannah Montana. Beh dai, almeno per la voce non penso che abbiano rubacchiato un altro music game famoso. E invece no. Avremo una barra tramite la quale con invio acchiapperemo i pallini fissi, mentre per le freeze, ossia i pallini allungati, dovremo tenere premuto lo spazio. Signori, ecco a voi una versione camuffata e nerfata del DJ Max Technica e K-On. Guarda, manca solamente il Dance Dance Revolution o In The Groove a seconda di quale si preferisca e saremo al completo. Ah, lo hanno già fatto per la batteria.
con tanto di frecce sui tamburi, e in più i due centrali saranno entrambi bindati sulla freccia su. Un dettaglio che accomuna tutti questi strumenti che vi ho appena mostrato? Il fatto che nessuno va effettivamente al tempo con la dannata canzone. Ma alla fine ci può stare, dai. Questo gioco non è concepito per essere un music game, quindi nessuno si dovrebbe lamentare se, oltre alle varie scopiazzature di altri titoli, ci troviamo un titolo con tutti i pattern of sync. Piuttosto soffermiamoci a dare un'occhiata intorno a noi. Stop. Avete notato una cosa? L'unico pubblico animato è quello sotto il palco. E il resto della platea? Un semplice ammasso di cartonati imbambolati. Ma un'altra cosa mi ha maggiormente stupito. Anzi, tre. La prima. Possibile che in uno spettacolo concepito e curato sull'estetica abbia quattro ballerini vestiti random e in maniera totalmente diversa tra loro? Eppure in genere è la cosa che si fa più attenzione. Non dico vestiti tutti dello stesso colore uguali, ma quantomeno simili tra loro, come accade nei concerti reali di Miley. Ma questo è il minimo. Punto 2. Riuscite per caso a vedere degli ingressi per il teatro? Come è entrata tutta quella gente? E soprattutto, la sala subito sotto il palco non è collegata a nulla. Quelle persone come ci sono entrate lì sotto? E soprattutto, come ne usciranno? E per ultimo, i concerti di Anna Montana sono al 99,9% composti da ragazzine. Qui invece sono tutti uomini, neanche tanto ragazzini, e le donne si possono contare sulle punte di una mano. Il guaio è che la folla che si sente in sottofondo è un baccano prodotto da un pubblico femminile. No, non fatemici pensare troppo a lungo, mi sta venendo l'ansia. Una volta finiti i concerti che andremo ad affrontare, ci ritroveremo ogni volta nella casa mobile di Miley. Casa mobile, camperone, che dir si voglia. Verremo subito telefonati da una nostra amica, tramite il nostro tuttofare Z-Phone. Ogni riferimento è puramente casuale. E questa sua amica è esaltata, poiché è da quando aveva 12 anni che aspetta la sua festa di 16 anni. Ma va bene, piuttosto mi chiedo, che cacchio di telefono è lo Z-Phone per essere in grado di trasmettere l'ologramma della persona che ti chiama? Vabbè, è dai tempi di Star Wars che questa domanda non ha ancora risposte, quindi non ho motivo per indagare. Comunque, labiale neanche qui. Che cagata. Già. Mai tanto schifosa quanto il sistema di camminata presente in gioco. Yeah, this bus is going to Miami! Nel bus, oltre che vagare come dei drogati, potremmo cambiare arredamento, oggetti e altre cose. Ogni volta con un commento in stile America di Miley. Cool, looking good. I'm liking that. Totally cool. That's what I'm talking about. Bella zia, ci stanno di brutto due quadri uguali. Ma il meglio, almeno secondo me, deve ancora arrivare. Diamo un'occhiata all'armadio di Anna Montana e vediamo un pochino come potremmo agghindarla. Cosa? Vestiti personalizzabili? Non potevano farmi più felice di così. Mettiamoci all'opera. Ah, per indicare la direzione delle stampe applicabili ai vestiti ci hanno messo per qualche strano motivo un maiale. Premonizione? Comunque, diamo libero sfogo all'arte e realizziamo il migliore degli outfit da palcoscenico con gli sticker che abbiamo a disposizione. Vestito di scena. Perfetto. Brava, Miley. Brava. Sorridi, brutta zo***a. E dopo averla preparata ed aver affrontato un altro concerto, sempre a Los Angeles, sempre sulla stessa canzone e sempre con gli stessi pattern, vedremo qualche nota rivista parlare della nostra Beniamina e il suo conseguente ritorno, in borghese, alla vita di campagna da sua nonna. No, vabbè, dai, l'ultima l'ho aggiunta io.
ci troviamo ora alla fattoria della nonna. E soprattutto, avete notato una cosa molto inquietante quanto strana? Il labiale, cacchio! Come mai adesso abbiamo il labiale di tutti i personaggi e per di più realizzato anche decentemente? Cosa cambiava a metterlo anche prima, in una scena anche meno complessa di quella a cui stiamo assistendo? Penso che siano domande che non bisogna neanche porsi, bisogna solo crederci. Abbassare la testa e andare avanti, mutismo e rassegnazione. Quali saranno i problemi che si presenteranno alla famiglia della mini diva nella sua campagna? La solita stramaledetta trama che dal 1984 ci viene ripropinata in ogni film di campagna americano. Il maledettissimo centro commerciale, che in altri film può essere un parcheggio, un campo da golf o simili, che per essere costruito ha bisogno di assorbire tutte le proprietà su cui sorgerà. Quindi abbiamo la famigliola che non vuole abbandonare la casa dove vivono da anni, da secoli, di generazioni di bifolchi su bifolchi. We're fixing to save Crowley Corners. Comunque, se il labiale ora c'è, avranno forse migliorato altri aspetti di gioco? No, cammina sempre male. Mangio o parlo con nonna? Nonna cibo. Poi non ho ben capito l'icona che comparirà quando parleremo con nostra nonna, dato che ogni personaggio avrà un'icona di dialogo. Ma... non so voi, ma a me sembra la fattoria ricoperta di merda. E dopo ciò, tantissimi lunghi dialoghi pallosi per giungere al nulla. Se non che dovremmo dar da mangiare al cavallo. E soprattutto notare che se non si manda avanti la frase di un dialogo, il personaggio, che poco prima stava gesticolando durante la parlata, continuerà a gesticolare senza motivo verso il suo interlocutore. In questo caso, un cavallo. Con il cavallo potremo andare finalmente a farci un giro su di esso, sul nostro caro Blue Jeans, che non è blu, ma è bianco. E qui veniamo alle tante stranezze che circolano intorno a questa amorevole scena che consiste di andare avanti ed evitare gli ostacoli. I comandi sono semplici: avanti e indietro per aumentare o diminuire la velocità del cavallo e invio per saltare. Ma come Bella Sara ci ha insegnato, il gioco è fatto per farti riuscire sempre e comunque. Cioè, che noi potremo premere invio in ogni momento e il gioco salterà per noi. Ipoteticamente potremmo anche non guardare lo schermo, premere in continuazione avanti e invio e faremo tempi da record sul percorso. È matematico. E poi, cosa più ambigua di tutte? Il percorso è lineare, alias andremo sempre avanti, niente curve, niente percorsi strani, un corridoio che si allontana dalla fattoria. Ma mi spiegate perché, a fine percorso, andando appunto sempre diritto, torneremo alla stessa fattoria dove ci attenderà un cartello con su scritto finish. Come mai dopo aver percorso tanti chilometri in linea retta, torneremo nella fattoria in cui siamo partiti? Alcune leggende narrano di due residenze costruite in maniera perfettamente identica, e dove in quella da cui si parte non si può più tornare indietro. Alcune teorie invece pensano che la fattoria in questione non si trovi sulla Terra, ma su un altro pianeta molto piccolo, e dove percorrendo diritto si compie un giro completo del suddetto, in maniera tale da tornare al punto in cui siamo partiti. Ok, dai, basta. Sì, ve lo faccio Creepy Games, tra un po' ve lo farò, state tranquilli. Comunque, con tutto ciò, ho sbloccato il tappetino leopardato. Sì, no, complimenti al gusto fine tendente al tamarro. E dopo un accurato e ben pensato slalom intorno alle galline, vediamo quale sarà la nostra principale attività all'interno del gioco. Recuperare oggetti. E non semplici oggettini da portare in tasca, bensì barattoli di vernice, finestre, cassette degli attrezzi. Oggetti molto leggeri e poco voluminosi. Il guaio è... il trasporto. Ma dove spariscono gli oggetti raccolti? Smiling Miley comes through. Not bad for a city girl. Brava, Giovanna. Brava. E dopo tutto ciò, la nonna ci informa che dovremmo prepararci per andare al mercato del paese e vendere la roba. Magliettina attillata, short stretti e tacchi penso che andranno benissimo. Benissimo per mulettare le casse di angurie fino alla bancarella della frutta. Comunque, prima di parlare di questa nuova area di gioco, vorrei soffermarmi su un fenomeno strano. Una volta giunti sulla porta della nostra stanza, mi sono bloccato per segnarmi su carta, come faccio sempre, i punti da discutere nella recensione. E mi sono accorto, riguardando lo schermo, che stando fermi sulla porta, in automatico il personaggio verrà trasportato in loop da una parte all'altra della casa. Ma che razza di stregoneria è questa?
Ma torniamo al mercato del paese, dove dovremmo inizialmente trasportare pesanti casse di angurie sui nostri adattissimi tacchi. Dopo che avremo completato i nostri lavori con la nonna, potremo gironzolare nel paese e, tra le tante altre cose, potremo acquistare vestiti per la nostra protagonista. Ma molto spesso, nei negozi, non è tanto divertente vedere i vestiti che cambiano, ma le facce da completa rimbambita. Oppure negozi di scarpe che apparentemente sono ben forniti, ma che vendono solamente un tipo di calzatura. Spostiamoci in un'altra zona, più di preciso alla fiera cittadina, dove ci sono le giostre e dove i nostri piedi vanno sottoterra. In genere vi aspettereste un mucchio di persone che gironzolano qua e là, invece ci ritroviamo soltanto del rumore, risate di bambini e praticamente nessuno in giro. Facciamo un esperimento. Proviamo a rimuovere la musica dal gioco e vediamo che tipo di atmosfera si può respirare in questo posto. Madonna santa, fammi rimettere tutto come stava prima. Nel parco ci aspetteranno tanti giochetti del cavolo che apparentemente non hanno alcuno scopo utile se non farci due soldi. Effettivamente due di numero, con cui non potremo acquistare nulla anche dopo decine di partite. Ad un certo punto squilla di nuovo il nostro Zifon, dove troveremo nostro fratello che si è inspiegabilmente cacciato nei guai mentre combinava casino all'interno dello zoo. Ma a questo punto mi chiedo, se prima avevamo la nostra amica che ci chiamava con l'ologramma, adesso come fa questo individuo a chiamarci e mandarci un ologramma mentre sta scappando a detta sua da un coccodrillo? Misteri inspiegabili. Insomma, veniamo richiamati allo zoo per mettere nelle rispettive gabbie tutti gli animali che si sono liberati. E il custode, grande, grosso e cazzuto, mentre vede una piccola ed esile ragazzina, ci accoglie tipo: «Oh Anna, meno male che sei arrivata tu, senza di te non potremmo mai farcela!» Infatti, dovremo riuscire a spostare ogni animale nel suo luogo di provenienza, semplicemente inseguendolo e direzionandolo a casetta sua. E in tutto questo non saranno poche le persone che guarderanno senza dare una mano. E anche le stesse persone a fine missione ci diranno che alla fine sono state utili come un termosifone nel deserto. E giustamente, a termine di ciò, quale posto migliore per proporre un nostro concerto se non uno zoo? Dopo aver ricevuto una divisa da guardiano, esprimendo la nostra felicità con un abbondante duck face. Anche qui, concertone con le stesse identiche meccaniche dei precedenti, e anche qui, riflettori con i maiali. Oh, ma sono proprio fissati, eh? E come sempre, pubblico composto prevalentemente da uomini. Che gente stramba. Al termine del concerto, come sempre, ci troveremo prima nel bus, dove sistemeremo a terra il nostro tappetino a forma di surf, e dove nostro cugino sarà ancora impegnato a cercare di sopravvivere a un attacco di coccodrillo. In quel mentre ci chiamerà nostro padre, che ci chiederà di dire alcune cose a nostro fratello, mentre si trova in quella situazione poco piacevole. Hey Jackson! Dad wanted to know if it's all right to meet you at the school! Cioè, ma cacchio, andassi a quel paese, papà, non lo vedi che sto per crepare? Insomma, la questione è che il padre vorrà accompagnare suo figlio, che senza dir niente non è stato ammesso al college, appunto al college, per vedere come sono le sue lezioni. Per la solita questione padre figlio che gli americani sta tanto a cuore, bla 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 bla. Al college avremo il compito di trovare un'aula dove nostro fratello potrebbe fingere davanti al padre di essere stato ammesso e quindi seguire la lezione. E durante tutti i dialoghi avremo costantemente, per ore, un fenomeno dietro di noi che non si stancherà mai e che pare si sia piazzato proprio lì per fare l'esibizionista e uscire nell'inquadratura. Anche qui, dopo aver trovato un'aula adatta a nostro fratello, inspiegabilmente proprio quella di danza classica, materia per cui il padre dovrebbe essere orgoglioso di suo figlio, faremo conoscenza di Brandy, che già dal nome ti fa capire quanto poco sobria sia la ragazza, che ci chiederà di raccimolare al più presto elementi scenici da cheerleader disseminati per il campus. E anche qui, altra raccolta di oggetti da nascondere chissà dove per salvare la giornata di qualcuno. Che bella la vita da star, vero? Anche se inizio a pensare che questa ragazza sia magica, dato che Maley sa dove trovare tutti gli oggetti anche se è arrivata in quel luogo solo mezz'ora prima. E in mezzo a tutto ciò ho notato un altro fenomeno, che però questa volta palleggerà con una pallina piccolina. Ma è un college o una scuola circense? E dopo quasi 6 ore di gioco,
Comincio a scocciarmi di esplorare questo mondo fatto di idioti quando rimango immobile ad ammirare la meraviglia che la natura ha prodotto su questo alberello e le sue graziosissime foglie. Un personaggio scenico mi viene incontro e mi blocca, senza possibilità di andarmene da nessuna parte. La soluzione? Caricare e ricominciare le ultime due ore di gioco fatte. Alla fine il gioco è tutto così, con certi che hanno sempre lo stesso gameplay e non cambiano mai di difficoltà, minigiochi inutili e poco divertenti, ma che comunque vinceremo sempre, e soprattutto, cosa più pallosa di tutte, continue raccolte di oggetti per altri. Ma che fine hanno fatto i titoli Disney interessanti di una volta? Non dico quelli per bambini in genere, ma l'Aladdin, Bug's Life, Tarzan, Hercules. Quelli sì che veramente erano divertenti, e a tratti anche difficilotti, pieni di soddisfazioni. Invece ora che abbiamo... questo. Sapete che vi dico? Questo gioco merita seriamente un trattamento più duro del solito. Bene, Miley, finalmente ci salutiamo. Beh, nel tuo gioco durante i tuoi concerti mi hai fatto usare diversi strumenti. Bene, sappi che nella tua fine anch'io utilizzerò i miei strumenti. Dove scappi? Bene, direi che oggi è... tutto. Ci rivediamo al prossimo video e non scordatevi di passare dal mio canale personale se vi interessano tutorial su come tirare coltelli da lancio e simili. Alla prossima, ciao!